Al Taranto basta un gol di Balistreri nella ripresa per battere la Puteolana e rimanere nella scia delle due battistrada Matera e Marcianise. Una vittoria preziosa, quella dei rossoblù, perché ottenuta in inferiorità numerica per l'espulsione del suo capitano Fabio Prosperi, giunta al minuto 26 del primo tempo. Il Taranto torna allo Iacovone per affrontare i campani della Puteolana e riscattare l'inguardabile prestazione della scorsa domenica sul campo del San Severo, che ha prodotto solamente un pareggio, facendo scivolare la squadra in terza posizione in classifica, staccata di 5 punti dalla capolista Matera. Per l'occasione il tecnico rossoblù Aldo Papagni si affida al collaudato 3-4-3 con il trio di attacco composto da Molinari, Balistreri e Lander Migoni, lasciando inizialmente in panchina Clemente. La Puteolana del tecnico Vincenzo Potenza è un 4-3-1-2 con Dauria a sostegno della coppia di attacco formata da Foggia e Pastore. Si comincia con il Taranto all'attacco con una punizione che crea apprensione in area avversaria. Insiste ancora la squadra di Papagni con un cross di Migoni per Balistreri, assist per Molinari che non arriva in tempo per la battuta a rete. Al minuto 18, sugli sviluppi di un calcio di punizione, l'avanzato Prosperi di testa colpisce il palo alla sinistra del portiere. Sulla respinta il giovane Migoni costringe l'estremo campano ad alzare la sfera oltre la traversa e sugli sviluppi del calcio d'angolo ancora Migoni costringe il portiere avversario alla doppia respinta. Poco dopo il 20° minuto, punizione per la testa di Balistreri con la palla che impatta sulla traversa campana. Al minuto 26 il Taranto resta in 10 uomini, fallo tanto intenzionale quanto inutile del tarantino Prosperi sull'attaccante Foggia, con l'arbitro che estrae il rosso diretto sul volto di Prosperi mandato anzitempo sotto la doccia. Il Taranto comunque continua ad attaccare con Mignogna messo in angolo dal portiere. Si fa vedere in avanti la Puteolana con Dauria per Foggia con il tiro di poco terminato sul fondo. Riprende a macinare gioco il Taranto con una bordata di Balistreri respinta dal difensore russo. Subito dopo è Mignogna ad impegnare il portiere alla plastica deviazione in calcio d'angolo. Il tempo si chiude con un paio di opportunità per la Puteolana, con Dauria messo in angolo da Marani e con una conclusione di Foggia alzata oltre la traversa. Si va così al riposo a reti inviolate. In avvio di ripresa è la Puteolana a rendersi pericolosa con un tiro di Salvati respinto da Marani. Passano 4 minuti ed è Visciano a spedire la sfera di poco sul fondo. Ma poco dopo il quarto d'ora il Taranto passa in vantaggio grazie ad uno spiovente di Ciarcià per la testa di Balistreri, che realizza così il gol dell'1-0 nonché il suo nono centro stagionale con la maglia rossoblù. Sboccata la gara, il Taranto gioca in scioltezza sfiorando il raddoppio con Miale appena entrato in campo dopo uno scambio Riccio-Balistreri con palla oltre la traversa. L'arbitro concede 5 minuti di recupero che non cambiano però l'esito dell'incontro, che si conclude con la vittoria del Taranto grazie al gol di Balistreri in attesa del derby in programma domenica prossima nella vicinissima Grottaglie.